Parlando, no, ma perché mi sono spostata. Non hai voluto parlare. No, no, mi sono spostata. Ah. Allora, nel rappresentare la mia soddisfazione nel vedere come appunto questa riunione ha portato qualcosa in mezzo e le idee che sono state esposte sono abbastanza valide, io volevo concludere semplicemente con una cosa che mi sono dimenticato di dire prima. Quando ero molto giovane, parlo avrò avuto 17-18 anni, rimasi molto colpito dalla lettura di un libro, peraltro notissimo, perché di questo libro, cioè dell'autore, poi tramite l'editore Bocca ne sono state pubblicate decine di migliaia di copie, ed era La vita dopo la morte. E rimasi colpito dal fatto che intanto questo libro di questo personaggio, che poi è notissimo, basta andare a guardare la voce Yogi Ramacharaka e si vede una marea di roba, lui diceva delle cose circa il dopo morte che è stato poi ampiamente e statisticamente valorizzato da tutti coloro che hanno studiato la vita dopo la morte, il post mortem, no? E ci sono dei lavori che sono stati pubblicati anche nell'editoria comune, ci sono stati dei lavori di un notissimo ricercatore, il quale ha pubblicato in Italia attraverso Mondadori, e le edizioni Mondadori che hanno pubblicato queste note relative al post mortem hanno raggiunto le tirature di circa 50-60 mila copie ogni edizione, e si trovano ancora appunto edizioni Mondadori. E ovviamente lì diceva, raccontava appunto come esiste un post mortem, e questo lo scriveva Ramacharaka all'inizio del Novecento, quindi sulla base di esperienze precedenti, e diceva appunto che le esperienze del post mortem sono state raccontate a tutti quelli che sono rinati dopo la morte, io ne ho conosciuta una, e che hanno vissuto una loro vita di un qualcosa che era al di fuori del corpo, ovvero che poi quando sono ritornati nel corpo hanno raccontato esattamente quello che vivevano, che succedeva soprattutto negli ospedali attorno al loro stesso corpo. Esiste quindi una struttura che fa parte della nostra corporeità, che viene chiamato a volte anche aura, ed è quella descritta quando i pittori dipingono i santi, più delle volte mettono quest'aura o dietro la testa o attorno al corpo, quella famosa aura attraverso il quale noi comunichiamo. Dico queste cose perché è importante tenere presente che questa situazione non è l'anima. Il fatto che uno possa vedere quello che gli sta succedendo quando apparentemente o anche realmente, perché non si sa, perché i medici lo danno sempre per morto e si parla sempre di ritorno in vita, perché i parametri sono tutti bloccati, tutti fermi. Come dicevo, io conobbi una che seguiva dei corsi di storia e medicina che facevo io, parlo negli anni, anni 80, e questa mi disse: sì, io ho vissuto questa esperienza, un incidente stradale, sono morta, ho visto esattamente tutto quello che mi accadeva, sono poi rinata e da quel momento io non ho più paura di morire. Questa frase è stata molto importante. Ma io ho fatto tutta questa premessa per arrivare a una conclusione. Yogi Ramacharaka era assolutamente contrario alla cremazione. E questo fatto, io che ero invece portato alla cremazione, questo fatto mi colpì talmente tanto che io oggi mai e poi mai mi farei cremare. Ma cosa diceva Yogi Ramacharaka? Che la cremazione uccide la vita, perché il fatto che noi moriamo, ma noi moriamo come entità di che cosa? Se la vita continua attraverso il nostro corpo, se nel nostro corpo esistono delle forme di vita che proprio vivono in conseguenza del fatto che quella strana struttura che è il nostro corpo ha perso quello che noi chiamiamo vita, che poi in realtà non è, perché è semplicemente una modalità di comportamento di alcune cellule, le quali si rapportano l'uno all'altro attraverso un certo sistema, che vedi caso è sorretto ad esempio dalla circolazione sanguigna.
ma il fatto che la circolazione sanguigna non ci sia più non cambia il quadro, perché comunque la vita continua. Questo fatto mi colpì talmente tanto, come dicevo, mi fece riflettere, a fondo su questa cosa. In realtà noi non moriamo mai, il concetto di eternità è stato sfalsato da quelli che si sono sovrapposti, dalla casta sacerdotale, perché per poter dire, per poter vendere i loro buoni uffici, le loro raccomandazioni, avete capito? La vita è vero che è eterna anche quando noi siamo apparentemente morti. Quindi tutto il resto è pura speculazione. No, dice speculazione filosofica, no, speculazione economica. Va bene, come ci rappresenta, andate a vedere quello che noi nei nostri video abbiamo detto in relazione a questa bellissima pratica, no? Delle indulgenze, che è una bella pratica che ancora continua, c'è un sacco di gente che ritiene di dover andare a far fare una messa e ritiene di chiedere al prete quanto vuole per dire una messa per questo e per quello. Dopodiché il prete cosa risponde? Risponde, faccia lei, è offerta libera. Allora il prete, se fosse onesto, direbbe, caro signore, io questa messa la devo fare, anche perché, forse pochi lo sanno, i preti oggi sono pagati per il numero di messe che dicono, dallo Stato italiano, da tutti i cittadini italiani, ok? Allora io non credo che i preti vadano a dire il numero esatto delle messe che dicono tutti i giorni, capito? Per lo stesso principio per cui vendono un posto in paradiso. Ma il posto in paradiso per chi è? Per l'anima, per il corpo, per chi è? Siccome però non potevano ovviamente mentire fino a quel punto, sono stati costretti a dire qualcosina. Come la maggior parte dell'umanità sente che la vita non finisce con questa espirazione, no? Con questa anima che uscirebbe dalla bocca, no? Dall'ultimo respiro. Sono stati costretti a inventare che cosa? La resurrezione. Per forza, come potevano giustificare fisicamente, no? Allora hanno fatto questa associazione di idee. Siccome Cristo è risorto, anche tutti gli uomini risorgono. Dice, ma per quale ragione? Perché essendo Cristo, metà Dio e metà uomo, se Cristo è risorto per intero, anche quella metà di uomo doveva risorgere, e per cui, francamente, ci sarà appunto questa risurrezione della carne e del pesce, capito? Nell'anno a venire. Invece non è vero, noi non siamo mai morti e risorgiamo sistematicamente nella vita che dal nostro corpo rinasce. Sono altre forme di vita, sono altri batteri e sono altri animaletti che hanno tutto il diritto di vivere anche nutrendosi del nostro corpo. Per cui, cari amici, le cose stanno così. Molto prosaicamente. Eccomi. Grazie.